Lo scenario di Palazzo Fornari a Cerignola nel Foggiano è stata l'occasione per la presentazione della stagione teatrale 2018-2019 dal Teatro Mercadante, che vedrà protagonista il locale comune di Cerignola in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Alla conferenza stampa era presente il numero uno del sodalizio pugliese Giuseppe D'Urso e l'assessore alla cultura del comune di Cerignola Raffaella Petrozzelli. Dopo i prestigiosi e importanti arriveranno della stagione 2018-2019 e non mancheranno anche gli appuntamenti anche per i più giovani. Abbiamo sentito i protagonisti al nostro microfono. Sì, è una bella collaborazione da quello che capisco, che funziona da molti anni e che produce cose buone per la comunità. La stagione di quest'anno è molto bella, ricca e anche diversificata, per cui vengono rispettati anche i diversi gusti. Tra l'altro il Teatro Pubblico Pugliese da sempre porta sul panorama regionale non solo di Cerignola, ma anche dell'intera Puglia grandi nomi dello spettacolo. Sì, vabbè, certo, il Teatro Pubblico oramai è un ente di grande profilo a livello nel panorama culturale nazionale, per cui insomma so per certo che le compagnie più importanti ci tengono a essere inserite nel nostro circuito regionale, ma non solo quelle, anche molte compagnie locali della Puglia. Devo dire che il teatro in Puglia gode buona salute. Tra l'altro, Sindaco, sappiamo che molti sono gli argomenti che verranno messi in evidenza nel corso delle varie piece teatrali e sappiamo anche che non mancheranno anche occasioni per i ragazzi di venire a teatro. Quello è l'iniziativa parallela alla stagione. Diciamo che la stagione vera e propria è il centro del progetto. Poi di fianco a questo progetto abbiamo tutte queste iniziative per i giovani, per i ragazzi. Ti ricordo anche, Mimmo caro, che per ogni serata sarà prevista la partecipazione, c'è un certo numero di posti disponibili per gli studenti delle scuole superiori a prezzi di favore per incentivare appunto la diffusione del teatro a tutto tondo fra le giovani generazioni. Saranno tanti i protagonisti di questa stagione teatrale 2018-2019 al Teatro Fantino, da Giuliana Desio, Amanda Sandrelli, Giuseppe Battistone, passando per Leo Gullotta, Ale Franz, Vittorio Sgarbi per la prosa. Ma non mancheranno, come ha sottolineato il primo cittadino Ofantino, anche appuntamenti con i matinée per i ragazzi delle scuole, punto fondamentale e di crescita per una città come Cerignola che vuole andare avanti nel nome della cultura. Mimmo Siena, Speciale News Web 24.